Fra Corso Marche e Corso Francia a Torino nascerà un ecosistema dell'aerospazio che metterà a contatto l'industria del settore, nuove imprese, mondo accademico e ricerca applicata. La presentazione della città dell'aerospazio è stata il prologo degli Aerospace and Defense Meetings all'Oval Lingotto di Torino, un polo industriale di ricerca che si estenderà per 200.000 metri quadrati intorno a realtà già esistenti come Leonardo, Alenia Space, Avio Aero e Altec. Avrà come obiettivo quello di progettare la mobilità e la tecnologia del futuro, dal volo all'esplorazione spaziale. La Regione Piemonte è fra gli enti pubblici che sostengono l'iniziativa. Il governo ci ha chiesto un progetto bandiera, ha detto il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. L'aerospazio sarà uno di questi, sarà una delle eccellenze in cui vogliamo primeggiare insieme all'idrogeno. L'investimento complessivo ammonterà a 1,15 miliardi di euro. Servirà a valorizzare un comparto che annovera 350 imprese, 20.000 addetti e 7 miliardi di fatturato. È un hub che prevede diversi punti dove ricerca, didattica e imprese stanno in un luogo fisico unico ed è uno degli elementi essenziali, degli elementi più richiesti dal mercato. Quindi noi pensiamo di fare una cosa giusta, sarà un grande spazio collegato dall'aeroporto Aritalia, per dire campo a volo, fino a Corso Francia, con tutta una parte di rigenerazione urbana, quindi rimettiamo in sesto una parte della città e in più laboratori, imprese che collaborano fra di loro con tutte le cose che l'aerospazio porta, dai droni agli aerei. I primi cantieri partiranno nel 2022 e i promotori stimano che a pieno regime nel 2026 la città dell'aerospazio darà impiego diretto a 8.000 persone, con ricadute molto significative sull'indotto e una nuova prospettiva per giovani e ricercatori.